Con il capo della protezione civile, qui oggi a San Gabriele, si parla di prevenzione del rischio. In Abruzzo gran parte del territorio è a rischio idrogeologico. Il sistema nazionale si è dotato anche di una struttura di missione presso Palazzo Chigi Italia Sicura, c'è il Ministero dell'Ambiente, c'è il Dipartimento che in questo senso collabora con le proprie competenze in questa valutazione. In Abruzzo mi sembra una regione attenta a queste problematiche, però chiaramente bisogna modulare bene l'utilizzo delle risorse e soprattutto lavorare anche per quello che compete il nostro sistema su quella che è la prevenzione non strutturale, quindi conoscenza del rischio, diffusione, dei buoni comportamenti nelle situazioni di emergenza e soprattutto evitare di fare errori strutturali come costruire laddove non si dovrebbe e quantomeno prenderne conoscenza laddove è già avvenuto. Si parla di emergenza anche perché sono mutate le condizioni climatiche nel nostro paese. Quelle rendono ancora più critico, già era critico il problema italiano perché per anni abbiamo fatto poco e certe volte anche male. Le criticità del cambiamento climatico aggravano la situazione. Ci vogliono 10 anni di impegno forte per portare questo paese in Europa davvero su questo punto di vista. Abbiamo impostato un piano da 7 miliardi in 7 anni e anche dall'Abruzzo abbiamo cominciato, c'è un grossissimo intervento che facciamo su Pescara che dovrebbe andare in cantiere nei prossimi mesi. Insomma, abbiamo iniziato questo viaggio che durerà degli anni. Si parla oggi di prevenzione del rischio delle emergenze, Mazzocca, un tema molto sentito su cui la Regione Abruzzo ha investito risorse, uomini e tempo proprio per affrontare quelle che sono state le emergenze negli ultimi tempi. Su questo fronte noi insieme alle comunità locali abbiamo messo in campo un lavoro immane con una dotazione progettuale davvero esecutiva che ci permette di essere attuali e intervenire velocemente. Purtroppo stiamo scontando un po' di ritardi che è accaduta, derivano dalla comunità europea, dal governo centrale per alcuni vincoli che la stessa Bruxelles ha imposto alla struttura tecnica di missione.